Buongiorno, io è il terzo giorno di fila che dormo tra le 3 e le 4 ore, tutto bene. Mamma mia, tornerò che il weekend dormo tutto il weekend. Ora sto aspettando Dani, andiamo a fare colazione, cioè qui a casa, e poi scendiamo in spiaggia. Sono un po' indecisa perché stamattina avrei bisogno di tutti e tre, quindi tra il vivace, il robusto e il forte, forse andrei per il forte. Colazioncina in balcone, il sole picchia già tantissimo. Completamente spiaggiati oggi, c'è un cielo stupendo. Io e Dani siamo saliti un attimo, io mi sono fatta una doccetta fresca e adesso mangiucchiamo qualcosa, ci riposiamo un attimo, poi per le 3 riscendiamo. E gli altri intanto sono scesi scaglionati, qualcuno è arrivato anche alle 11:30, quindi loro stavano direttamente in spiaggia. Dopo un pranzetto veloce e un po' di relax, torniamo in spiaggia. Momento preferito della giornata, se solo il sole non fosse nascosto. Allora, io e Dani ci abbiamo anche provato a stare in spiaggia fino a tardi, ma erano andato via soli, l'ultima sera. Adesso aspettiamo il nostro turno per fare le docce, ci prepariamo per andare al ristorante. Stasera al ristorantino e speriamo che sia buono. Io mi metterò un bel abito bianco e Dani la camicia. Wow! Sto già sudando sulla Stai già pancia. sudando a pensarci, lo so, però oggi secondo me non era così caldo come dici. Io ho avuto freddo tutto il giorno, ho avuto i brividi tutto il giorno. Comunque io mi sono mezza distrutta a giocare a beach volley. Allora, a parte i miei lividi che ormai sono più che evidenti, sono caduta un paio di volte sulla coscia e su la gamba, mi fa un po' male. Secondo me domani ci avrò un livido nero. Ma dettagli. Stasera abito bianco, un po' di casino e usciamo a cena. Guardate che belli i miei segni. Guardate stasera dove li ho portati e in teoria ci fanno mangiare lì fuori. Cioè, che carino. Tavolino top con vista su questo bel ragazzino. Signore, Cheers! Dimmi quello che Sembra devo molto prendere. buono. E voi non avete da niente per... No. Sai che avevo capito che Ma vabbè, che spettacolo! Cenetta top, grigliata di pesce che abbiamo preso io e Dani e il fritto, buonissimo. Super contenti, servizio top, ragazzi carinissimi. Adesso facciamo una foto sotto l'arc de triomphe. L'abbiamo persa, andiamo a fare una fotina. Comunque incredibile, fuori dal ristorante abbiamo beccato le mie nuove amichette francesi. Che io ho detto no, vabbè, non ci voglio credere. E, tra l'altro stanno andando nel stesso posto di ieri. E molto probabilmente ci beccheremo e fantastiche. E quindi è stata veramente assurda quella cosa. E niente, anche stasera faremo un giretto qua. Eccoci rientrati a casina, questa sera un po' prima del solito, ma neanche troppo. E quindi anche stanotte si dormirà domani. Io come sempre vi aspetto qui per la prossima avventura, qua vi lascio i miei social e vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo domani. Ciao!